Studenti in piazza contro il ritorno della vecchia maturità, non siamo sicuri di riuscire a sostenerla. Covid, le ospedalizzazioni calano ancora, intanto la Liguria si conferma zona gialla anche per la prossima settimana. 40.000 firme per impedire la vendita del giardino Pantesco di Porto Venere, Legambiente non arretra. Gli alpini della Spezia non dimenticano i compagni caduti nella campagna di Russia, domenica le celebrazioni in cattedrale. Pillole in movimento, una scatoletta a forma di medicina piena di buoni consigli per una vita sana. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TLS. Apriamo con i dati relativi al Covid nella nostra provincia e in regione. Sono 3.129 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 35.256 tamponi tra antigenici rapidi e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Sono quindi 44.815 i positivi in tutta la regione. Sono 12 le nuove vittime registrate purtroppo in Liguria, tra cui 3 spezzini, 2 uomini di 60 e 82 anni e una donna di 89. Si confermano invece in calo le ospedalizzazioni in Liguria, che scendono a 722, 5 in meno rispetto alla giornata di ieri. Di questi pazienti, 31 si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva e 22 non sono vaccinati. I nuovi guariti sono invece 5.878. Alla Spezia i nuovi casi sono 298 e il totale dei positivi attivi anche oggi è in calo. Sono infatti 5.523 gli spezzini attualmente infetti. Un ricoverato in più in ASL 5 rispetto alla giornata di ieri. Sono infatti 79 le persone che si trovano in ospedale, di queste 2 sono ricoverate nel reparto di terapia intensiva. Prosegue intanto la campagna vaccinale. In totale in provincia della Spezia sono state somministrate 117.205 dosi booster o aggiuntive. E sono state consegnate alla Liguria le confezioni di Paxlovid, il nuovo farmaco antivirale orale per il Covid-19. In Regione Liguria sono pervenute 7.650 compresse, quindi 255 confezioni pari ad altrettanti trattamenti. Per assicurare capillarmente la distribuzione, il farmaco sarà distribuito in tutti i reparti di infettivologia della Liguria, che potranno dunque prescriverlo ai malati. Il farmaco, spiega Matteo Bassetti, coordinatore di Aralisa Malattie Infettive, va utilizzato nella prima fase della malattia, quando i sintomi sono moderati e i pazienti non necessitano di terapia con ossigeno, pur avendo condizioni di salute che li espongono al rischio di ammalarsi gravemente. Non può considerarsi uno strumento di prevenzione, aggiunge, ma un'aggiunta importante alle terapie già in uso, un'ulteriore arma dunque per combattere efficacemente il Covid-19. In ASL 5 sono state consegnate 36 confezioni. La Liguria si conferma in zona gialla anche per la prossima settimana. L'incidenza nella nostra regione è in netta diminuzione e questo dato, insieme al calo costante degli ospedalizzati, ci dice che siamo nella fase calante della quarta ondata. A dirlo è il presidente di Regione Liguria, assessore alla sanità Giovanni Toti, in merito proprio all'andamento del Covid nella nostra regione. Voltiamo pagina, parliamo di scuola, manifestazione infatti con un presidio degli studenti spezzini questa mattina in Piazza Europa. La protesta degli studenti è rivolta alle nuove disposizioni del ministro Bianchi sull'esame di Stato 2022, accusate di non tener conto dei 2 anni di pandemia e di didattica a distanza che hanno vissuto le scuole e quindi gli studenti. Ma vediamo insieme il servizio di Maria Torre con le immagini di Raffaele Maulella. Stamani in Piazza Europa gli studenti manifestano contro il nuovo, anzi il vecchio, esame di maturità. Come mai? Allora, ci troviamo di fronte a una decisione da parte del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, in una decisione che
appunto prevede un esame pre-Covid, un esame di modalità classica in cui sono introdotte una prima prova scritta di italiano, una seconda prova della materia di indirizzo e una terza prova orale senza tesina. Noi studenti non ci stiamo, non rispecchia il percorso scolastico che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni e mezzo di DAD. Non ci sentiamo sicuri, abbiamo delle incertezze, ma non solo noi, anche i professori che adesso con così breve tempo si ritrovano a dover insegnare agli studenti una preparazione adeguata per questo esame che non è per niente adatto a noi. Per questo ci ritroviamo a manifestare contro questo esame e rivogliamo un esame come i 2 anni precedenti, un maxi orale con tesina che possa rispecchiare in una maniera più degna gli ultimi anni di didattica che abbiamo vissuto. Di fatto la vostra preoccupazione è rivolta soprattutto agli iscritti. Perché gli iscritti vi creano tanta insicurezza? Purtroppo la DAD, come abbiamo visto in questi ultimi 2 anni e mezzo, ci ha tolto molto e di quello che ci ha tolto è molto anche la capacità di scrivere al meglio. Avete mobilitato un buon numero di studenti, quindi la preoccupazione è molto sentita fra voi. Sì. È molto sentita perché ovviamente avendo vissuto tutti una solita situazione di Covid, di quarantena, anche gli stessi insegnanti, molti sono pro alla nostra decisione di manifestare per cambiare questa maturità che è veramente infattibile per le competenze, per le capacità che abbiamo. Le nozioni potrebbero anche esserci, ma non siamo pronti alle modalità. Il problema vero è questo. Un altro tema toccato questa mattina durante la manifestazione è stato quello relativo all'alternanza scuola-lavoro, anche in riferimento alla recente tragedia che ha visto la morte di un giovane a Udine. Erano presenti a sostegno degli studenti i rappresentanti della CGIL Spezzina. Maria Torre con le immagini di Raffaele Maulella. La CGIL a fianco degli studenti che manifestano. Perché? Riteniamo sia importante essere qua questa mattina per dare un supporto effettivo agli studenti. La nostra posizione è chiara sia a livello territoriale ma soprattutto anche a livello nazionale, in quanto riteniamo che le misure adottate dal Ministro sul ritorno agli esami di maturità originari e quindi diciamo ordinari, chiamiamoli così, sia diciamo in questo momento un problema, perché in questi 2 anni e mezzo di pandemia molti ragazzi hanno dovuto patire delle difficoltà oggettive nel approcciare alle lezioni, la DAD non è stata uguale per tutti e di conseguenza crediamo che in questo momento poteva essere più opportuno trovare uno strumento intermedio per risolvere il problema. Così non è stato, ne prendiamo atto e per questo siamo qua. Poi c'è tutto il tema legato all'alternanza scuola-lavoro, che è un altro tema a nostro avviso importante da modificare. Da anni stiamo dicendo che va abrogata l'obbligatorietà della legge 107/2015 e di conseguenza crediamo che anche questo sia un tema da affrontare e da rivedere, perché soprattutto e anche nella nostra provincia molte volte i ragazzi vengono sfruttati per sostituire lavoratori diretti. Questo non ce lo possiamo permettere e poi c'è tutto il tema legato alla sicurezza. Parliamo ora di ambiente. Giardino Pantesco di Porto Venere prosegue l'opposizione di Legambiente alla vendita del terreno. Già raccolte quasi 40.000 firme il servizio di Jacopo Cidale con le immagini di Raffaele Maulella. Giardino Pantesco di Porto Venere, quasi 40.000 firme per chiedere lo stop alla vendita. Sì, è un risultato che ci incoraggia ad andare avanti con questa posizione. Noi abbiamo detto che un bene prezioso come quello del Giardino Pantesco deve essere pubblico, deve rimanere pubblico, deve rimanere alla collettività con un progetto magari di valorizzazione, di sviluppo di quest'area che non la stravolga, ma sicuramente appunto queste 40.000 firme ci danno una spinta ad andare avanti e noi chiediamo con forza ancora una volta la sospensione della gara e mettersi intorno a un tavolo con l'amministrazione comunale per discutere qual è il destino migliore per quell'area. Questo fatto di voler andare a tutti i costi alla gara quando c'è un sentimento popolare così diffuso non lo capiamo. Quali sarebbero le vostre proposte? Tanto c'è questo rudere, diciamo che è da rimettere a posto, da ristrutturare, poi attaccato al rudere c'è un bellissimo uliveto da sistemare, da mettere a posto, può essere
un motivo per farne educazione ambientale, conoscenza del territorio, c'è tutto anche un legame storico con quella che erano le attività della cava, che possono essere ricordate con un percorso storico di ricostruzione, insomma, quindi visite guidate, scuole, insomma, ci può essere un bel progetto su quell'area. Sicuramente la vendita a un privato snatura un po' questo senso progettuale e lo concede nelle mani di chi forse poi ne fa un uso proprio. Proseguiamo con la cronaca. Identificata e denunciata per furto aggravato dalla squadra mobile Spezzina, una cittadina peruviana di 44 anni, domiciliata fuori regione e pluripregiudicata. La donna si era resa protagonista nel mese di ottobre del 2021 di una serie di furti perpetrati nei parcheggi di alcuni supermercati della provincia. La donna si affiancava a determinate autovetture all'interno dei parcheggi, facendo notare alle conducenti come avessero perso diverse monete, e mentre le vittime erano impegnate nella raccolta, la donna ne approfittava per sottrarre loro le borse rimaste temporaneamente incustodite nell'abitacolo dell'auto. Dal quartiere di Fossi Terme è partito un esposto indirizzato al Ministero dell'Interno e che per conoscenza è stato inoltrato anche alle autorità cittadine. È la nuova azione intrapresa dal Comitato Fossi Terme a pochi giorni dall'ultimo episodio di fine gennaio, dove 17 automobili sono state prese di mira da ignoti. In quell'occasione le auto erano state danneggiate e rovistate, episodi che negli ultimi tempi si erano già verificati. Dal quartiere spiegano: abbiamo chiesto al Ministero dell'Interno di prendere atto di una situazione che potrebbe diventare pericolosa e incontrollabile, nonché di dare precise indicazioni alle autorità locali, delle forze di polizia e al Comune della Spezia affinché mettano in campo con urgenza opportune azioni tendenti alla sorveglianza del territorio e alla repressione della delinquenza che pare provenga anche dall'entroterra. Ondata di furti e sanità in ginocchio, la minoranza all'attacco in consiglio comunale. È questo l'argomento affrontato questa sera nella rubrica Carte in tavola a cura di Renzo Raffelli. Ascoltiamola. La situazione critica in cui si trova la sanità spezzina e i furti e i vandalismi che hanno preso di mira il quartiere di Fossi Terme sono due problemi, o due emergenze come forse è più opportuno chiamarle, su cui la minoranza in consiglio comunale chiede approfondimenti. Sulla sanità, che da tempo boccheggia, è intervenuto Franco Vaira, medico e capogruppo della lista civica Avanti Insieme, il quale è andato subito al cuore del problema, che è questo: la grave carenza di organico dell'ASL Spezzina, un organico ridotto del 30% rispetto alla media regionale. Da questo terribile deficit, segnalato più volte dai comitati civici, il manifesto per la sanità locale in primo luogo e dai sindacati, discendono gran parte delle inefficienze con cui si misurano ogni giorno i cittadini. Tempi lunghissimi per avere un esame diagnostico o anche una visita e rinvie sine die di interventi chirurgici cosiddetti di elezione, cioè programmabili. Il dottor Vaira ha chiesto un tavolo di lavoro al sindaco per esaminare la questione e individuare possibili soluzioni. Acceso una luce, e lo si deve ringraziare per questo, su un'emergenza che ogni settimana di più ci mostra risvolti preoccupanti. Ma un tavolo, anzi due tavoli, già esistono per esaminare questioni legate alla sanità. Il primo è quello della commissione consiliare, che periodicamente dedica sedute a queste problematiche, peraltro senza tangibili risultati. L'altro tavolo, sicuramente più importante del primo, è quello della conferenza dei sindaci, che non ha poteri gestionali, ma che può esprimere pareri e valutazioni su bilanci e strategie. Il fatto è che questa conferenza viene convocata saltuariamente e con esiti impalpabili. Il sindaco Peracchini è solito minimizzarne l'importanza, ma convocare davanti ai sindaci della provincia, pensateci, davanti a tutti i sindaci della provincia, l'assessore regionale alla sanità Giovanni Toti, e chiedere conto a lui delle cose che non funzionano e di ciò che si potrebbe fare per farle funzionare, sarebbe un bel salto di qualità. Basta volerlo e uscire dalla rassegnata passività a cui si sono consegnati i nostri amministratori. E veniamo a Fossi Terme. Sui furti e gli atti vandalici che hanno preso di mira il quartiere, ha chiesto una commissione di lavoro il capogruppo del PD Marco Raffaelli, il quale vorrebbe si desse la parola agli abitanti, costretti periodicamente a subire le incursioni della microcriminalità e dei teppisti. Sulla sicurezza l'amministrazione ha investito molto,
potenziando la polizia municipale, istituendo servizi serali e piazzando telecamere in ogni angolo della città. Non si può dire obiettivamente che l'amministrazione abbia trascurato il problema, anzi, ne ha fatto una priorità della sua azione insieme al decoro urbano. Le statistiche, che sono periodicamente vengono divulgate, ci dicono che alla Spezia i reati sono in ribasso e che la città è più sicura. Ma come sappiamo, c'è una sicurezza fotografata dalle statistiche e una sicurezza percepita, cioè vissuta dai cittadini. E da Fossi Terni arriva un grido che non può essere ignorato. E parliamo ora di economia. Il bilancio 2021 del registro imprese camerale attesta il miglioramento delle prospettive in provincia della Spezia. Le imprese attive salgono infatti a 17.562 con una crescita dell'1,1% rispetto al dato di fine 2020. Nonostante le difficoltà, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, il sistema delle imprese crede nel miglioramento delle prospettive economiche. Le valutazioni sono ancora in un'ottica prudenziale, ma ora servono azioni concrete per affiancare e supportare l'impegno e la vitalità delle iniziative imprenditoriali del territorio, e la nuova giunta della Camera di Commercio sta lavorando proprio in tal senso. A spingere l'espansione si conferma il settore dell'edilizia, in particolare le imprese di costruzioni e le attività immobiliari. Tra i servizi in aumento si segnalano anche le attività dei servizi di alloggio, ristorazione, quelle dei servizi di informazione, comunicazione, le attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese. Stazionarie risultano invece le imprese operanti nel settore del commercio, quelle agricole e le attività manifatturiere. In lieve calo invece le imprese del trasporto e magazzinaggio e quelle delle attività professionali, scientifiche e tecniche. Il punto di ascolto Antiviolenza di Sant'Erenzo organizza una serie di incontri aperti a tutti e gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della violenza contro le donne. Il primo incontro avrà luogo domani mattina alle 11 nella sala consiliare del comune di Lerici. Al centro del dibattito il tema delle mutilazioni genitali femminili. Il servizio è di Chiara Alfonsetti e Davide Morina. L'attenzione sui temi dedicati alle donne non deve mai calare, tant'è che il punto d'ascolto organizza una serie di conferenze. Domani si terrà il primo appuntamento a Lerici. Sì, domani a Lerici, in sala consiliare alle ore 11, avremo il primo incontro dedicato alla prevenzione della violenza sulle donne, ma poi appunto anche in senso generale. E perché abbiamo scelto questa giornata? Perché domani è la ricorrenza contro la tolleranza zero nei confronti delle mutilazioni dei genitali femminili. E parleremo appunto del punto di ascolto, come può aiutare la nostra cittadinanza, e avremo con noi la dottoressa Failla, che è la coordinatrice del punto di ascolto, la volontaria del CAV, Centro Antiviolenza di La Spezia, la signora Pravettoni, e poi due professioniste, la psicologa Paola Dadà e l'avvocato Paola Castelli. E insieme vedremo appunto come affrontare il tema dell'aiuto alle persone, come questo punto di ascolto può essere di aiuto, diciamo, non solo alle donne, ma alla violenza in generale. Ecco, ricordiamo un po' la logistica, dove si tiene il convegno e a che ora? Allora, il convegno alle ore 11 in sala consiliare del comune di Lerici, e invece il punto di ascolto si trova a Sant'Erenzo, frazione del comune di Lerici, in Viale della Vittoria 4, ed è aperto il lunedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 18. Domenica in cattedrale avrà luogo una santa messa per ricordare i caduti della campagna di Russia. La giornata è organizzata dagli alpini della sezione Spezzina. Il servizio di Jacopo Cidale con le immagini di Raffaele Maulella. Campagna di Russia, domenica gli alpini ricordano quei giorni. Sì, domenica mattina qua in cattedrale alle 10:30 noi saremo presenti per poter ricordare la tragedia della spedizione alpina in Russia. A fine messa interverremo spiegando il perché noi siamo lì, per ricordare quello che è successo e per rendere edotta la cittadinanza, siccome ci sono svolti i fatti. L'ANA nazionale da tempo, per
per ricordare questa ritirata dalla Russia e la battaglia di Nikolajevka del 26 gennaio del 1943, invita i vari gruppi a fare un momento di memoria. Quest'anno, causa Covid o meno, abbiamo potuto fare soltanto una messa in cattedrale, ricorderemo i caduti della campagna e in generale insomma, chi ha dato la vita per la patria. Poi alla fine della cerimonia porteremo una corona d'alloro, benedetta in chiesa, al monumento ai caduti e la cerimonia si conclude. Non potremo fare altre cose a causa appunto del Covid. Perché ricordare quei fatti? Vedi, io ti faccio vedere il libro di Rigoni Stern, che ha vissuto questa esperienza, ha fatto sia la campagna di Francia, di Albania e di Russia, ha fatto il suo dovere, chiamiamolo così. Gli alpini, come sappiamo, sono legati allo Stato, fanno il dovere. In Russia capirono che forse quella spedizione non era giusta. I rapporti con i russi, intesi come soldati allora nemici, e con la popolazione furono buoni, nel senso con la popolazione. Tant'è vero che Rigoni Stern ne parla di come in quelle condizioni di freddo furono in qualche maniera accolti nelle isbe dai contadini russi. E ora, ne parleremo poi domenica, Lana è legata a quei luoghi perché ha costruito un asilo e una scuola a Rostock, che era il centro di comando dell'Armir, dell'armata in Russia, e ha dei buoni rapporti. Quindi per noi è un giorno della memoria, pensando a chi ha combattuto per la patria e anche non magari per una guerra molto discutibile. Proseguiamo con la cultura. Le invisibili signore della musica è il titolo del libro presentato oggi pomeriggio negli spazi messi a disposizione dalla provincia in un incontro organizzato dalle consigliere di parità. L'evento rientra in una rassegna dedicata proprio infatti alla parità di genere. Ma vediamo il servizio e le immagini sono di Davide Morina. Sono cose da donne? Sono cose da donne. Questo è il titolo di una serie di incontri che iniziano proprio oggi, dedicati alla parità. Di che cosa si tratta e soprattutto chi è la protagonista di oggi? Si tratta di una serie di incontri che ho pensato di promuovere proprio in qualità di consigliera provinciale di parità neonominata per promuovere proprio la parità di genere. Accanto al valore istituzionale di questa figura c'è però anche quello promozionale per fare emergere dalla marginalità, come ha anche detto il nostro Presidente della Repubblica ieri, le donne. E le donne hanno dei valori che spesso non vengono riconosciuti. La protagonista di oggi, che ci presenterà un libro da lei scritto, Le donne invisibili nella musica, è Anna Rolando, una musicista, e che ci svelerà effettivamente quante donne nella musica esistono che magari noi non conosciamo. Musica e donne. Il libro scritto da Anna Rolando ha come titolo a Le invisibili signore della musica. Perché la scelta di questo titolo e perché l'idea di scrivere questo libro? Le invisibili signore della musica è proprio un omaggio a tutte le donne che la storia ha dimenticato, la storia della musica ha dimenticato. Molte arti si sono dimenticate il preziosissimo apporto delle figure femminili e quindi in questo modo stiamo cercando di recuperare il materiale, diciamo, di tanta musica che è andata dimenticata. Ci sono veramente tantissime donne con delle vite molto differenti, accomunate però in realtà da questo oblio che la storia ha steso su di loro. E adesso in questo modo, con questo libro, con tante iniziative, stiamo cercando di dare loro voce. Per fortuna le cose stanno cambiando, sono molto cambiate e spero che cambieranno ancora. Prova ne sia la presenza qui nella nostra presentazione di alcune musiciste del Liceo Cardarelli che ci accompagnano, ci deliziano con la loro musica e che spero saranno le donne musiciste di oggi e del domani. Le interviste erano di Maria Cristina Sabatini, che ha anche moderato l'incontro. Sembra una medicina e ha un bugiardino con tutte le indicazioni per assumerla correttamente al suo interno, però non ci sono pastiglie o quant'altro, ma solamente dei buoni consigli per vivere sani. Dopo l'esperienza di 30 comuni italiani, approda anche alla Spezia, all'Erice e nella Val di Magra l'iniziativa Pillole in Movimento. Ce ne parla Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Davide Morina.
A un primo sguardo, pillole in movimento sembra un farmaco come tutti gli altri. In realtà all'interno della scatolina colorata è contenuto un bugiardino con tutti i riferimenti di alcune associazioni sportive aderenti alla WISP che offriranno una serie di attività gratuite a chi ritirerà la scatoletta nelle 45 farmacie aderenti. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in comune. Aderiscono anche l'Erice e la Val di Magra. È un segnale importante quello di fare movimento, di fare sport, che riguarda tutte le generazioni e anche tante discipline. È un progetto che proprio coinvolge tutti i sensi ed è fondamentale per la prevenzione del problema della salute. Bisogna abituare proprio le persone a fare movimento, a fare sport, in questo modo si sta meglio, il benessere psicofisico, ma si contribuisce anche a evitare costi importantissimi per la sanità, perché purtroppo in questa società dove sono cambiate le abitudini, dove c'è molta sedentarietà e cambiata l'alimentazione, assistiamo alla nascita di patologie problematiche nuove che si possono prevenire con lo sport. E Pillole in Movimento è proprio un progetto che va in questa direzione. La distribuzione gratuita delle pillole in movimento è patrocinata dal governo, da Federfarma ed è nata a Bologna nel 2010. In provincia si punta a raggiungere 20.000 persone. Da febbraio sarà possibile entrare in farmacia e recuperare una pillola di movimento, che è una scatoletta, che all'interno contiene un bugiardino. Il bugiardino, come tutti i farmaci, dà buoni consigli e in questo caso il consiglio è quello di poter scegliere quale attività voler fare, quindi chiamando direttamente le associazioni che aderiscono al progetto. Le attività proposte sono dalla danza, alla ginnastica dolce, alle pratiche orientali, alla canoa, al canottaggio, al nuoto, e direi anche Pilates e comunque tantissime belle iniziative. Pillole in Movimento permetterà anche di scoprire qualcosa in più su tutti i territori coinvolti. Il comprensorio spezzino ha già attirato l'attenzione di molti atleti provenienti anche dal nord Europa. È un bellissimo progetto di WISP che porta la gente a fare sport, lo si fa in forma gratuita grazie all'adesione di tutte le associazioni sportive WISP e porta la gente a muoversi. Il movimento fa bene al corpo, fa bene alla mente e fa bene anche per conoscere il nostro territorio. Un territorio bellissimo da esplorare e con le camminate ad esempio che vengono organizzate si può appunto addentrarci in questo spettacolare territorio. Un territorio che attira anche gente dal nord Europa proprio per allenarsi. Sì, un territorio spettacolare grazie al proprio clima che attira da tutta Italia ma anche dall'Europa, dal nord Europa, appunto perché le condizioni meteo sono favorevoli tutto l'anno. La Liguria e la Spezia in particolare è un territorio da esplorare, da sfruttare, un territorio sportivo. La vocazione sta sempre più crescendo negli anni. Proseguiamo con lo sport e parliamo di calcio. Dopo la giornata di riposo concessa da mister Thiago Motta e il pranzo conviviale di ieri che tanto eco ha avuto sui social, le Aquile sono tornate questa mattina ad allenarsi in vista dell'importante sfida in programma a lunedì sera alle 20.45 allo stadio Arecchi contro la Salernitana. La buona notizia riguarda il difensore Martin Erlich, regolarmente in campo dopo una sosta precauzionale di un paio di sedute, mentre prosegue il recupero dall'infortunio per Simone Bastoni e Aymar Sher. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina di allenamento. E veniamo ora al basket. In attesa di ricevere domenica il Ponte Buggianese al Palamariotti, la cestistica spezzina si gode il secondo posto appena agganciato a Firenze. Il servizio è di Andrea Catalani. Impresa della cestistica spezzina che nel capoluogo toscano batte per 72-58 la pallacanestro Firenze e l'aggancia così in seconda posizione nel girone sud della serie A2 femminile. Non solo perché considerando che devono recuperare due match e che l'attuale capolista, il Valdarno, dista appena un paio di punti, in un certo qual modo le spezzine sarebbero considerabili come le vere capoclassifica, ma questo è un aspetto che in casa bianconera, vuoi per modestia o forse per scaramanzia, nessuno vuole considerare, nemmeno il play Angelica Castellani fra le protagoniste una volta di più anche nel successo fiorentino. Allora Angelica, ce la racconti questa vittoria a domicilio e peraltro contro una squadra che non era
sicuramente l'ultima, anzi l'avete raggiunta al secondo posto con questa vittoria, no? Sì, Firenze è comunque una squadra molto, molto competitiva, è stata una partita a tratti difficile perché comunque loro sono sempre state lì nonostante noi siamo anche andate avanti di 16, ma nonostante ciò loro sono sempre ritornate in gara e forse è anche per questo che la partita è stata ancora più soddisfacente vincerla. E questa era l'ultima notizia. Prima di salutarci veniamo come di consueto alle previsioni del tempo per la giornata di domani a cura di Limet, Centro Meteo per la Liguria. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Boino, vediamo le previsioni per sabato 5 febbraio in Liguria. Fine settimana complessivamente variabile con qualche debole pioggia nella giornata di domenica. Venti sostenuti e cielo in prevalenza sereno nella giornata di lunedì. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, sabato 5 febbraio. Al mattino ancora addensamenti a Levante e nelle aree interne senza fenomeni, prevalenza di ampie schiarite a ponente. In giornata miglioramento su tutta la regione con cielo quasi sereno ovunque. Resteranno addensamenti solo sullo Spezzino e di versanti padani centro-orientali senza pioggia. Ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali, mare generalmente poco mosso, temperature minime stazionarie, massime in aumento, specie lungo le coste. E lungo le coste prevediamo minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 14 e 17 gradi. Nell'interno minime tra 0 e 6 gradi, massime tra 8 e 14 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoliguria.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.